L'ammollo, esempio, no? Io adesso prendo sempre per riferimento la Miele come azienda e come lavatrice. Perché l'ammollo lo devono fare che tu te lo puoi programmare, cioè o gestire solo nella fase di lavaggio? Se io voglio fare un ammollo come fase di prelavaggio, perché non lo posso fare? Cioè, fare un ammollo in una fase di lavaggio, alla fine, cosa mi comporta? Se io devo lavare dei capi dove hanno necessità di fare un prelavaggio, o meglio, un prelavaggio però che sia a mollo, perché comunque quell'acqua o quel sapone che utilizza per l'ammollo voglio che dopo venga espulso. E quando fa la fase di lavaggio deve essere fatto con comunque il sapone, con l'acqua e sapone nuovo. Perché la Miele non mi deve dare questa possibilità? Esempio, io adesso parlo per quanto riguarda il gruppo Electrolux Zanussi, dove anni fa, ma ancora tutt'oggi, fanno e inseriscono il programma a mollo a parte, dove dura comunque ha una durata di 18-19 ore. Tu ti fa la tua fase, ti porta la temperatura a 30 gradi, poi la macchina ti fa delle lente rotazioni con un distacco di 2-3 minuti, con una pausa di 2-3 minuti e delle lente rotazioni. E questo mi può star bene, perché comunque è una fase a sé. Invece di fare un prelavaggio, gli faccio l'ammollo, perfetto, perché ho della biancheria che richiede questa fase. E io perché nella 1000 non lo posso fare? Nonostante che sia una macchina di qualità, perché è costruita con materiali di qualità, robusta, a livello tecnologico comunque sono molto avanti anche loro, sono pari alle altre aziende. Allora, perché tu, Mille, non mi puoi dare questa possibilità di creare o di fare o di utilizzare la fase di ammollo come prelavaggio. E invece devo usare solo un prelavaggio. Va bene, c'è da dire che nei modelli X-Level, come la 5983, questa macchina che ho io, ma comunque anche negli altri modelli sia vapore che liquid wash e sia anche nella Supertronic, ti danno la possibilità che il prelavaggio adesso in questi modelli tu gli puoi allungare il tempo, puoi decidere tu il tempo di aggiungere. Loro partono con un tempo base di 15 minuti, poi tu puoi prolungare il prelavaggio da 6, 9 e 12 minuti. Praticamente ha una durata, lo porta a una durata di 40 minuti. Ok? E fin qua mi può stare benissimo. Allora, siccome tu hai fatto questa cosa che posso allungare da un minimo di 6 a un massimo di 12 minuti, perché non potevi fare che lo potevo allungare come l'ammollo? Non mi metti l'ammollo come fase però che puoi inserire solo nel lavaggio, ma me la metti come fase che posso inserire solo nel prelavaggio. In modo che se io voglio fare un ammollo di 2-3 ore, va benissimo nel prelavaggio. Dopo la macchina mi scarica l'acqua, mi fa una centrifuga intermedia, uno spunto. Anche lì non l'ho mai capita, perché mi devi fare uno spunto? Allora, non vuoi fare una centrifuga intermedia che dura per dire 1 minuto e mezzo, ma almeno fammi due tre spunti in modo che riesca a togliermi più acqua possibile nella fase tra il prelavaggio e il lavaggio. Penso che il mio ragionamento abbia una sua logica e abbia un suo senso. Poi, anche su questa cosa, vorrei sentire un vostro parere. Ben felice di condividere con voi. Cioè, sul software la Miele fa dei bei software, però secondo me c'hanno qualche pecca. Andrebbero
un pochettino modificati, aggiunti un po' più, resi un po' più elastici, un po' più gestibili dall'utente a suo piacimento, a sua esigenza. Almeno io la penso così. Però mi farebbe molto piacere, voi lavatricisti, sapere un vostro parere su queste mie idee, questi miei punti di vista che vi ho proposto o vi ho detto adesso in questi video.